La storia della nostra azienda comincia nel 1916, cioè quando fu fondato il Maglificio Calzificio Torinese. Per oltre 50 anni si produssero calze e maglieria intima con diversi marchi, tra cui Aquila, Devon, Kappa e altri minori, in un mercato sicuramente molto molto diverso da quello che conosciamo oggi. Alla fine degli anni 60, come tante altre aziende italiane, anche il Maglificio Calzificio Torinese soffriva di una pesante crisi, riflesso di una situazione generale di depressione seguita al boom della ricostruzione e alla fine degli effetti del piano Marshall. Il mercato stagnava e il sistema della comunicazione era fortemente arretrato e accentrato nel sistema chiuso RAI-SIPRA. Le aziende che non erano nel carosello avevano pochissime opportunità di promuovere le loro vendite e il sistema distributivo del nostro paese già allora non era dei più evoluti. Le cose non andavano per nulla bene, ma all'improvviso si presentò al mondo intero una straordinaria opportunità. Tra le prime conquiste della grande rivoluzione socioculturale, i giovani avevano acquisito il diritto di vestire in modo libero, informale e casuale. Essendo un bisogno nuovo, l'offerta non esisteva e si dovette inventare. Qualcuno disse: i pantaloni dei minatori, la maglietta dei Marines e le scarpe da tennis tutti insieme non potranno certo essere confuse per un abbigliamento formale e borghese. Esplose di colpo un mercato enorme, quello del jeans and casual. Il Maglificio Calzificio Torinese capì l'opportunità e nel 1969 uno dei tre figli dell'imprenditore di allora, scomparso poco prima, il giovanissimo Maurizio Vitale, convinse l'azienda semi-agonizzante a tingere di verde militare le maglie della salute K, di cui i magazzini erano ricolmi, e di applicargli a caso stemmi e gradi militari di qualunque tipo. Il successo fu strepitoso. Quello strano prodotto fu chiamato all'interno dell'azienda le robe di K. Non contento, Maurizio Vitale convinse tutti che la vera opportunità stava nei jeans e nacque quindi, da una consolidata e conservatrice realtà imprenditoriale torinese, niente po' di meno che la Jesus Jeans. L'azienda si salvò dalla crisi e cavalcò il boom del casual degli anni 70 con un prodotto semplice, continuativo, fortemente caratterizzato da uno dei concetti forti della rivoluzione da cui aveva avuto origine, l'unisex. Io iniziai a lavorare da giovane e proprio al Maglificio Calzificio Torinese. Era il 1975, avevo 19 anni, volevo fare il fotografo e mi trovai catapultato da una piccola agenzia di pubblicità in una realtà un po' surreale. Una vecchia azienda tessile, praticamente di tipo verticale, con ingegneri e managers dalle lunghe barbe bianche, che operava, trainata da Vitale, con un'incredibile creatività e spregiudicatezza nel settore più all'avanguardia. Non fu difficile per un giovane come me capire quel mercato ed incominciare ad operare al fianco di Vitale, prima nel marketing, poi anche nelle vendite e successivamente nella direzione commerciale, che assunsi nel 1981 a 25 anni. Gli anni 80 sono per il Maglificio Calzificio Torinese l'inizio di una nuova era. Dopo una dozzina d'anni il tema casual informale si era sedimentato nel costume e nella cultura di massa. Faceva comodo a tutti e nessuno voleva rinunciarvi, ma allo stesso tempo cominciava a scricchiolare un po' il concetto totalitario e un po' radicale dell'unisex. In sintesi, i giovani si dicevano: casual sì, ma incominciavano ad interrogarsi sul perché tutti uguali, maschietti e femminucce. Stava nascendo la nuova era dell'abbigliamento sportivo, un modo innovativo, coerente e per nulla rivoluzionario per interpretare con l'abbigliamento la libertà e l'informalità conquistate dai fratelli maggiori che avevano fatto il 68. Il Maglificio Calzificio Torinese capiva ancora una volta e con grande tempismo l'opportunità, ci credeva e aveva successo. Eravamo entrati in un settore nuovo che gli addetti ai lavori consideravano già maturo, più o meno come gli esperti di 15 anni prima consideravano il mercato del jeans dal momento che il numero dei minatori nel mondo non era più in crescita.
Non era evidentemente lo sport praticato che ci faceva credere in quel nuovo posizionamento, ma l'atteggiamento dei giovani di tutto il mondo che, deposta l'ascia di guerra, volevano solo vivere allegramente la loro libertà ispirandosi ai valori più classici e naturali: lo sport e la competizione per i ragazzi, la moda, il colore, la novità per le ragazze. La strategia era corretta, il prodotto volava, l'azienda per prima si impegnava a fondo nelle sponsorizzazioni e tutto andava a gonfie vele. Purtroppo però arrivò un grave incidente di percorso, Vitale si ammalò gravemente e morì in breve tempo. Io decisi di lasciare l'azienda e tentare la strada imprenditoriale. La seconda metà degli anni Ottanta, gli anni del boom del nostro settore, registrano invece il declino della K. Declino che si completò con il fallimento del Maglificio Calzificio Torinese, dichiarato il 14 gennaio 1994. L'opportunità per la mia piccola azienda di saltare in groppa al gigante Maglificio Calzificio Torinese, che allora fatturava un centinaio di miliardi, fu irrepetibile e infatti non la lasciamo scappare. L'operazione di turnaround, da molti definita The Mission Impossible, ebbe uno straordinario successo. Riuscimmo in brevissimo tempo a riposizionare prodotto e strategia sul mercato. Il nostro ambizioso progetto di realizzare un network globale di aziende, oggi già una cinquantina, controllate e licenziatarie, ciascuna o in gruppi, specializzata in una delle funzioni chiave del processo produttivo del nostro tipo di impresa, convinse il gruppo Benetton che attraverso la 21 Investimenti decise a giugno del 1996 di acquisire una partecipazione importante e di co-controllo col sottoscritto. Negli scorsi due anni i risultati non mancarono e il nostro progetto si avvicinava sempre più all'obiettivo di poter accedere al mercato finanziario attraverso la quotazione. Ed è certamente con questo obiettivo ben chiaro che da qualche mese a questa parte alla collaudata squadra formata dalla 21 Investimenti, dal management e dal sottoscritto si è aggiunto il gruppo BS.